Si tiene a distanza dall'aula, evita i riflettori, ma resta lui, Ignazio La Russa, protagonista di un'altra giornata difficile per la politica. Il suo vaffa, rivolto al presidente della Camera, gli resta incollato addosso e in queste ore non ha molti amici pronti a difenderlo. Il ministro sceglie di parlare al termine del Consiglio dei Ministri, ma l'imbarazzo è palpabile, fa allontanare le telecamere, la sua versione è affidata a Radio e Taccuini. Chiede scusa per l'accaduto, ma attacca Fini perché era lui quello da difendere dalle accuse dell'opposizione. Infine spiega, l'offesa non era rivolta a lui, ma all'aula. Mi sono seduto, c'è la registrazione della Sette che testimonia che dopo che mi sono seduto, rivolto verso l'aula che continuava a insultarmi, ho detto di smetterla. Quello era il senso del mio gesto, di smetterla con questi insulti. Rivediamole. La prova Moviola non gioca a suo favore, il cartellino giallo è dietro l'angolo. Il Collegio dei Questori deplora l'accaduto, il caso arriva in giunta, ma il verdetto è rinviato a martedì. La materia è delicata, non ci sono precedenti. Si pensa di punire il deputato e non il ministro, ma per oggi è tutto rinviato, con un paradosso. Martedì potrebbe essere proprio Fini nell'ufficio di presidenza a indicare la punizione per il suo ex colonnello. Curatelo, aveva detto ieri. Se è scontato che l'opposizione voglia una punizione e subito, la maggioranza per oggi punta al rinvio. Ma anche tra i suoi alleati la tensione è alta. La Russa si è fatto molti nemici con le fughe in avanti sulla Libia e con la sua linea dura. E oggi arriva il conto. Troppo lavoro, impossibile assommare il doppio incarico, dice Scajola, chiedendo di fatto la sua testa come coordinatore PDL, ruolo strategico per la composizione delle liste elettorali in vista delle amministrative. Anche i responsabili puntano il dito e Bossi lo liquida dicendo avrebbe fatto meglio a tacere. Nel PDL si prepara la resa dei conti e il più irritato con lui in queste ore proprio Berlusconi, che per colpa delle polemiche ha visto sfumare l'approvazione lampo del processo breve. Difficile però per il Premier spostare una casella così importante come quella di coordinatore senza far franare tutta l'impalcatura. Un incontro c'è stato oggi a Palazzo Grazioli. Il processo interno alla Russa ci sarà, ma non ora. Prima bisogna incassare quello breve in aula, per gli altri processi i tempi si possono anche allungare.